L'ultimo atto di un campionato lunghissimo è il 17 giugno del 2023, una cornice splendida ospita la finalissima del campionato di promozione, ovvero la posta diretta per salire in eccellenza. Oggi le vincitrici dei rispettivi playoff A e B, ovvero Urbania e Monterono Campuglione, si affrontano in una sfida gremita di pubblico qui allo stadio Diana di Osimo. In palio ovviamente c'è il massimo campionato regionale, una sfida che sicuramente non farà attendere grandi colpi di scena, ma soprattutto un grande spettacolo e un assicurato divertimento ai 500 presenti oggi dallo stadio Diana di Osimo. Un caloroso benvenuto da Giacomo Florio. Tutto pronto? Si parte, è partita la finalissima del campionato di promozione playoff, è partita Urbania Monturano con l'Urbania subito con il lancio in avanti. Subito lancio in avanti a cercare Ottaviani, posizione regolare, Ottaviani, pallone al centro, il sinistro e se l'è divorato Pagliardini, subito una grandissima occasione per l'Urbania. Quando sono passati 2 minuti sul cronometro. E subito pallone in avanti a cercare Ottaviani, non è una cattiva idea, in area di rigore, Ottaviani! Pallone che sfiora il palo, va sul fondo, seconda occasione colossale per l'attacco dell'Urbania. C'è Paradisi lì vicino, visto e servito, controllo, cross al centro sul secondo palo, a cercare ancora una volta Ottaviani, palo! Era stato Pagliardini, scusate, ancora una volta un'occasione sul secondo palo. Barbatelli fischia, attenzione a Braccioni, pallone che gira sul secondo palo, c'è il colpo di testa e il pallone che non è entrato, Isidori, che parata! Miracolo assoluto di Samuele Isidori, era stato Giovannelli a andare in cielo a staccare. Uno contro uno contro Luigi, alla fine scappa via, attenzione De Carolis in area di rigore, De Carolis resiste una carica, pallone all'indietro, Moretti prova a girarsi, Moretti in mezzo a tre, gran giocata, si appoggia a Frasera, Di Gennaro con il sinistro, pallone per Moretti ancora, Bracalente al limite dell'area, sinistro che gira, pallone largo, azione insistita del Monturano. Una Cattani che prolunga il pallone, attenzione al lancio lungo di Paradisi per Pagliardini, esce Isidori, attenzione all'errore, Pagliardini, Pagliardini! Pagliardini porta in vantaggio l'Urbania in un momento delicatissimo, mancava 2 secondi allo scadere della prima frazione, un errore colossale di Isidori da un cambio rimessa e arriva anche il duplice fischio, ha segnato Pagliardini, chi se non lui, ma che errore del Monturano Campiglione. Esplode la parte biancorossa dell'Urbania qui al Diana di Osimo, Pagliardini. Fischietto in bocca, si riparte, è iniziato il secondo tempo della finalissima playoff. Il gol di Pagliardini conduce per 1-0 in favore dell'Urbania. Frasera con un tunnel, Moretti, Frasera con il destro! Mamma mia Frasera, cosa stava per fare? Duetto perfetto con Moretti, il destro vicinissimo all'incrocio. Viti può anche andare al tiro, Viti crossa sul primo palo, attenzione alla deviazione da parte di Moretti, seconda occasione, il Monturano c'è. Duello con Finucci, lo vince Ottaviani, in buca un ottimo pallone per Pagliardini, occhi a lui, ingresso in area di rigore, Pagliardini con il destro, esterno della rete, comodo, sbuca Pagliardini, sono 2 contro 1, attenzione a Ottaviani, in area di rigore, Ottaviani con il destro, ha soffiato il pallone Isidori, che rischio, Ottaviani si è divorato un'occasione che poteva significare eccellenza. Bracalente cross al centro a cercare Viti, colpo di testa, poi salvataggio sulla linea, grandissimo salvataggio sulla linea, è stato se non vado errato Giovannelli a salvare tutto. Mancano 20 secondi con tutta la calma del mondo Ducci. Va al rilancio, Paradisi controlla, si appoggia all'indietro, Semalungo. Tutto buono Catania, attenzione c'è un'occasione, Cantucci con il destro, Cantucci è lui l'uomo dell'eccellenza, Urbania 2, Monturano Campiglione 0, l'Urbania ha vinto, l'Urbania è in eccellenza. Palla lunga di Sema, Catania era sbucato in posizione regolare, ha lasciato lì per Cantucci, il classe 2001 non può sbagliare, 2-0.
come nel primo tempo, nel recupero, allo scadere del recupero, l'Urbania ha trovato il gol. Questo però fa scatenare una gioia incredibile tra i tifosi biancorossi. L'Urbania ce l'ha fatta, l'Urbania è in eccellenza, ha vinto la finalissima playoff della promozione. Si ringraziano le gentili riprese di Alessandro Vallese e il supporto tecnico del studio fotografico Fotosì dallo stadio di Anenosimo, l'Urbania in eccellenza. Ci vediamo l'anno prossimo. Un caloroso saluto da Giacomo Florio. Qui con Filippo Pagliardini, l'uomo simbolo di questa Urbania, l'uomo simbolo di questa promozione in eccellenza, il gol dell'1-0, quali sono le sensazioni che provi in questo momento, un momento di grande gioia immagino? Beh, io sono il giocatore forse significativo dell'Urbania, ma il simbolo dell'Urbania è il gruppo. Si è visto anche oggi una partita molto difficile, volevamo riconquistare la categoria che meritavamo, abbiamo fatto una partita di sofferenza e sicuramente forse e credo che a occasioni meritavamo la vittoria, siamo riusciti a vincere 2-0 ed è un'emozione unica. Quanto significa per questa società essere subito tornata in eccellenza e cosa ti aspetti dall'anno prossimo? Era fondamentale sia per noi gruppo che per la società. Arrivavamo da 15 anni di eccellenza, l'anno scorso c'è stata purtroppo la retrocessione. Quest'anno quando si è ripartiti l'obiettivo era chiaro, tornare in eccellenza. Abbiamo trovato un K-Sport che ha fatto un campionato al di fuori, credo, anche delle nostre possibilità. Noi abbiamo avuto questa occasione e l'abbiamo sfruttata, l'abbiamo colta. Ultima domanda, poi ti lascio andare a festeggiare, l'anno prossimo rimani? Vediamo, oggi mi voglio godere questa grandissima soddisfazione, poi valuteremo tutto nel tempo. Qui con Stefano Maggi, direttore sportivo dell'Urbania, una vittoria arrivata per 2-0, per quello che avete dimostrato in campo quest'oggi eravate superiori, però i gol sono arrivati nel recupero, del recupero di entrambi i tempi, una vittoria sofferta ma alla fine meritata. Sì, hai detto tutto bene, è una partita difficile come sapevamo, perché il Monturano veniva da un periodo positivo, credo 10 partite tra campionato e playoff che faceva risultato, veniva da 2 vittorie in trasferta nei playoff, quindi una squadra esperta con tanti giocatori importanti, però i nostri ragazzi oggi credo che abbiamo fatto l'ennesima prestazione importante. Il successo è legittimo, perché è vero che abbiamo segnato alla fine del primo tempo e alla fine del secondo, però nel mezzo abbiamo avuto anche tante occasioni per rendere un po' più rotondo il risultato. Ha avuto la sua palla anche il Monturano, è stato bravissimo Ducci a un quarto d'ora dalla fine. Però, ripeto, la vittoria secondo me è legittima e ce lo meritiamo perché dopo una retrocessione non era facile ripartire, penso sia un caso più unico che raro, dopo un solo anno riottenere la categoria. Quindi bravi ragazzi, brava la società che non ci ha fatto mai mancare niente, ci ha sempre creduto, bravo lo staff tecnico e davvero bravi tutti. Possiamo parlare quindi di un gruppo unito ed è forse questo il segreto che vi ha portato oggi a ritornare in eccellenza? Ma un gruppo unito, quello sicuramente, un gruppo che anche nei momenti di difficoltà non si è mai disunito. Questo, ripeto, è merito anche della società che non ha fatto mai mancare la serenità a tutto l'ambiente. Un gruppo che è partito un po' ad handicap con le prime partite in cui avevamo già perso terreno dal K-Sport, un gruppo che ha finito con un solo punto nelle ultime 5 partite, ma in questi playoff credo che abbia dato una dimostrazione incredibile. 3 partite, 10 gol fatti e nessun subito, penso che i numeri parlano da soli. Qui con la presidentessa Pagliardini Maria Flavia, innanzitutto complimenti per questo traguardo, possiamo parlare di un traguardo storico, dopo 14 anni che eravate in eccellenza siete subito ritornati. Le sue sensazioni, cosa prova ad essere qui al stadio di Anenosimo con questi fantastici ragazzi che le hanno regalato sicuramente un pomeriggio memorabile? Sì, purtroppo è stato un inizio di campionato un pochino avendo tanti ragazzi di Urbani e comunque che hanno comunque sofferto la retrocessione, perché è stato un colpo abbastanza duro, però piano piano il fatto di essere riusciti a ricreare il gruppo e comunque riprenderci le nostre posizioni credo che sia il massimo, anche perché veramente credo che oltre ad uno tutto il resto viene dal nostro settore giovanile, quindi credo che questo ci faccia tanto onore e io ringrazio tanto i ragazzi, ringrazio lo staff per tutto quello che ha fatto, però voglio ringraziare anche la società un po', perché comunque siamo sempre stati vicini a loro nei momenti difficili e nei momenti in cui c'era da festeggiare e ci abbiamo sempre creduto in questa cosa e quindi abbiamo avuto poi
l'onore di riuscire ad arrivare al nostro obiettivo. Adesso sicuramente è il tempo di festeggiare, sicuro la stanno aspettando. Le chiedo di guardare un po' oltre, un po' al futuro, ovvero tra 3 mesi quando inizierà il campionato di eccellenza. Quali sono gli obiettivi di quest'Urbania? Beh, gli obiettivi sono quelli di restare in eccellenza innanzitutto, perché tra il campionato di promozione eccellenza, insomma, c'è una bella differenza, quindi io credo che ci meritiamo il campionato di eccellenza. Ci saranno delle cose da cambiare, ci saranno, però comunque il nostro gruppo è molto importante, soprattutto il gruppo che abbiamo nel nostro settore giovanile, quindi noi ci teniamo molto che la maggior parte della squadra siano i ragazzi che crescono con noi e che ci hanno dato tante soddisfazioni in questi anni. Partita conclusa 2-0. Pagliardini e Cantucci, ragazzi che stanno festeggiando qui adesso, rieccoci la maglietta celebrativa dei ragazzi dell'Urbania, una partita sofferta ma che ha visto i ragazzi in casacca biancorossa festeggiare e gioire all'ultimo. Festeggiamenti che adesso stanno coinvolgendo anche tutto lo staff con il vice mister dell'Urbania Stocchi. Ragazzi stanno festeggiando, ha un sorriso che parla da solo, quanto è felice per questa promozione? Siamo felici per il paese che si meritava di riprendersi la categoria, ma soprattutto per loro, per i ragazzi che hanno messo l'anima tutto l'anno e sappiamo noi quante difficoltà abbiamo dovuto passare per tanti motivi, però questa è la soddisfazione più grossa, aver riportato un paese dove deve stare. Paese che per 14 anni è stato in eccellenza, adesso sicuramente è nel suo posto di origine. Lei sicuramente penso rimarrà qui anche l'anno prossimo, speriamo anche dopo i festeggiamenti, i sorrisi che ci sta dando, quanto è felice di stare nell'Urbania. Assolutamente, sono arrivato agosto, sono praticamente l'ultimo arrivato, ma mi hanno fatto sentire subito come in famiglia e quindi questo ha fatto sì di dare sempre il 100-110%. Per loro, per l'Urbania e per sta maglia. Per chiudere, chi se non il mister Omiccioli, immagino sia felicissimo di questo risultato quest'oggi. Prima di parlare della partita volevo chiederle quanto è contento di aver visto la sua squadra quest'oggi riuscire a vincere, non subendo gol, non soffrendo molto, ma soprattutto imponendo il suo gioco e dimostrandosi di essere all'altezza dell'eccellenza. Allora, intanto sono strafelice di aver vinto sto campionato a Urbania perché ci tenevo tantissimo, sono anche emozionato perché sinceramente se lo meritava la società dove ero già stato, li avevo portati alla salvezza e perciò ero strafelice per la società, ma devo fare tantissimi complimenti ai miei ragazzi perché sono stati encomiabili in tutto e per tutto, tutto l'anno, perciò e bravi anche ringrazio i tifosi che sono venuti al seguito, ci hanno incitato fino alla fine. E la partita sì, è stata bella, vincente, è stata anche, devo fare i complimenti anche alla squadra avversaria che comunque ha dato tutto, ha cercato di rimediare, non ci è riuscito perché siamo stati compatti, bravi nel chiuderci e poi ripartire, però potevamo anche chiuderla prima questa partita e non l'abbiamo fatto per errori nostri, però direi che tutto sommato è una vittoria strameritata e perciò dico grazie a tutti e niente, non c'è altro da aggiungere. Ha parlato dei tifosi, possiamo dire che oggi sono stati loro il 12° uomo in più che vi ha accompagnato, è anche bello vedere un affetto di una città intera che vi accompagna fino ad Osimo, fino alla finale, che poi festeggia insieme alla squadra. Certo è il 12° in più perché comunque è un paese, una cittadina che ci tiene al calcio e perciò noi abbiamo fatto di tutto per poterli riportare dove compete, dove l'Urbania gli compete stare. L'anno scorso avevamo fatto una retrocessione brutta e quest'anno averli riportato con tutto il gruppo, con questa società, con questi tifosi di nuovo in eccellenza sono il più contento di tutti. Si vede, in bocca al lupo per l'anno prossimo, grazie mister.